Se continueremo a commettere ingiustizie, Dio ci lascerà senza la musica. Con questa suggestiva frase di Cassiodoro, ieri sera il cardinale Gianfranco Ravasi ha chiuso lo stupendo dialogo su fede e musica che lo ha visto a confronto con uno scoppiettante Riccardo Muti nella Basilica di Santa Maria in Araceli a Roma, partendo da Giuseppe Verdi. Tutti volevano sentire il Requiem, ma non perché volevano sentire la musica di Verdi, ma il messaggio di Verdi. Quello che mi fa poi pensare, come fanno certi direttori a dire io non credo, sono ateo, non facete, e poi quando arrivano le parole libera me domine de morte eterna, che cosa interpretano? La musica o anche il testo? E se interpreti il testo ti devi calare in quel testo, e se ti cali in quel testo qualche dubbio ti deve venire. Credo. Un incontro che si è intessuto intorno alla capacità della musica di essere una scala tra cielo e terra e di elevare l'animo di chi l'ascolta, anche di chi dice di non credere. L'incontro chiude il ciclo su arte e spiritualità promosso dall'Ufficio Comunicazioni Sociali della Diocesi di Roma, in collaborazione con il Pontificio Consiglio della Cultura. Proprio perché l'esperienza musicale è un'esperienza di sua natura tesa al rapimento, all'abbandono, alla scoperta delle emozioni più profonde e nascoste, è in un certo senso un tentativo di salire fino all'estremo della scala delle possibilità, cioè a Dio stesso.